Buona festa a tutti intanto. Abbiate pazienza se inizio chiedendovi di cercare di rimanere un po' più distanti da quelli che avete vicino, piuttosto mettendoci anche un po' più larghi all'interno di questo splendido parco. È qualcosa che vi devo chiedervi e non prendetemi per chi deve bacchettare assolutamente nessuno. Lo faccio ovunque, mi sembra una cosa solo responsabile. Per far sì che questa rimanga festa, per far sì che tutti vadano a casa con un buon ricordo e che nessuno debba magari dire che proprio in questa circostanza sono avvenute delle cose spiacevoli. Questa è una festa importante. Il presidente Monticone ha usato un articolo indeterminativo, una delle feste più importanti, una delle feste fondanti del nostro Stato. Io invece direi che si può usare tranquillamente un articolo determinativo. Quindi questa è la festa, il 25 aprile è la festa fondante del nostro moderno paese. E grazie al 25 aprile e grazie alla resistenza che nel nostro paese abbiamo sconfitto un regime totalitario, e grazie alla resistenza che è iniziato quel lungo processo che ha portato a un grande dibattito che ci ha regalato la cosa oggi più importante, la nostra Costituzione. Ed è grazie alla nostra Costituzione che noi oggi viviamo in uno Stato libero, democratico, dove tutti possono esprimersi, dove tutti possono realizzarsi, perché la Costituzione, fra gli elementi più importanti, dice che tutti devono avere pari diritti, tutti devono avere le pari dignità, e lo Stato deve cercare di togliere tutte quelle barriere che possono impedire a qualcuno di realizzarsi nella sua vita, attraverso un percorso di studio, attraverso un percorso lavorativo, e che i migliori possono riuscire ad arrivare ai massimi vertici per gestire quello che è il nostro Paese. Quindi la festa del 25 aprile è la festa. Detto questo, la giornata di oggi viene organizzata un po' in maniera ridotta, però purtroppo questo è il momento, abbiamo bisogno di resistere e di combattere in questo momento un male che è un male contro il quale tutti abbiamo combattuto in questi mesi, in questo periodo superiore ormai all'anno, e che purtroppo non è ancora finito, e che purtroppo prima di farci tornare alla normalità farà passare tanto tempo. Ma indipendentemente da queste limitazioni era giusto esserci. Quindi io intanto ringrazio tutti quelli che hanno voluto essere presenti qui questa mattina, perché sennò il sacrificio di alcuni sarebbe stato vano. Abbiamo qua su questo monumento, su questa stele, un elenco di numeri, li citava prima Monticone, si parla di più di 5.000 partigiani, cioè 5.000 ragazzi che hanno messo a repentaglio la propria vita, tutto quello che avevano per lottare contro un regime. E ci dice anche che più di 1200 di questi non sono tornati a casa dalle loro madri, dalle loro mogli, dalle loro sorelle, dai loro affetti. Hanno donato a tutti noi, hanno donato a noi oggi che viviamo in un mondo migliore e non siamo più in quelle condizioni di allora, hanno donato la cosa più preziosa, la vita. L'abbiamo visto ieri al cimitero quando siamo andati a rendere loro giustamente omaggio. E lo avevamo già fatto con il Vescovo nel mese di novembre, quando, non potendo fare come oggi altre cerimonie, in una stretta delegazione avevamo girato i luoghi simboli del cimitero per dare una benedizione, e quello non è mancato, lì si è voluto andare, perché lì era giusto andare. Ci sono poi più di 100 nostri concittadini che hanno ricevuto anche una medaglia al valore, e io lo dico sempre, lo dico con orgoglio, una di quelle 100 più ho la fortuna di averla in un quadro a casa, di vederla tutti i giorni quando faccio le scale, e tutti i giorni nel silenzio di quella medaglia appesa ricevo comunque un messaggio di qualcuno che ha dato qualche cosa e di qualcuno che ha vissuto quei momenti. Perché oggi parlare di libertà viene facile e scontata, lo diceva Calamandrei in molti suoi passaggi, in molti suoi discorsi: la libertà è come l'aria, te ne accorgi quando manca. E quando ti arriva quella sensazione che ti manca tutto e che tutto sta per finire, e non gli avevi dato importanza fino a quel momento, perché era scontata, si respira, si vive e non dai importanza e valore a quell'elemento. Solo quando ti viene a mancare capisci e in quel momento quella libertà mancava, e in quel momento tutte queste persone che ricordiamo in questa festa di questa giornata hanno fatto di tutto perché quella non venisse meno. Dicevamo, la nostra Costituzione è una Costituzione che ci viene tramandata anche da un compromesso, perché tutte le forze in quel momento si riunirono, indipendentemente dai loro pensieri e ragionamenti, ma si riunirono dietro a un'unica cosa che bisognava fare: combattere un regime, combattere il totalitarismo.
E tutte quelle forze che dopo il 25 aprile si ritrovarono per dare un futuro migliore a questo paese, arrivano a un compromesso di creare un documento che potesse accontentare tutti, che consentisse a tutti di mettere il loro pezzo, il loro pensiero all'interno di quello. E probabilmente questo venne fatto proprio perché si volle superare in quel momento, cercando di mettere i pensieri di tutti nella nostra Costituzione, liberali, di centro, comunisti, socialisti, tutte le forze che combatterono contro il regime, vollero probabilmente collaborare in quel momento per andare oltre, per passare oltre quel brutto periodo di guerra civile che di fatto noi abbiamo vissuto. Ma la Costituzione, come lo stesso Calamandrei ci ricorda in tanti altri passaggi, non è una macchina che è in movimento se qualcuno non la muove. Lui la definì in un suo importante passaggio in un liceo di Milano nel 1955 un foglio di carta. Lo lasci andare per terra, cade e rimane lì sul pavimento. È qualcosa di diverso, la Costituzione c'è, ce l'hanno regalata, ma va quotidianamente come una macchina, gli bisogna mettere della benzina. E per mettere questa benzina ci deve essere l'impegno di tutti di volerlo fare. Chiudo ricordando, proprio per concentrarmi su questo passaggio, di volerlo fare, che tutti si debbono impegnare, che nessuno deve vivere nell'indifferenza, perché l'indifferenza, che è una cosa che ci sembra leggera, di fatto è quello che ha consentito a certi regimi di arrivare al potere. L'indifferenza è quello che ha consentito, dallo scherno, dalla presa in giro, a poi un atto vessatorio superiore, alla discriminazione, poi arrivare alla deportazione, persino ai campi di concentramento, tutto sotto gli occhi di tanti che non hanno detto nulla, l'indifferenza. E allora quell'indifferenza ce la descrive sempre Calamandrei con una storia di due agricoltori che cercano di andare a fare la fortuna in America, si imbarcano su un vascello e nella burrasca di un mare, quando il vascello sembra affondare, uno di questi sale in coperta e chiede a un marinaio che cosa stava succedendo. Questo gli dice: guarda, se nel giro di mezz'ora questo tempo non cambia, il vascello affonda. Questo agricoltore, allora preso per cercare di fare qualche cosa, scende sotto coperta, va dalle altre persone, va dal suo compagno con cui stava facendo il viaggio e gli dice: dobbiamo fare qualcosa, vieni su in coperta, la nave rischia di affondare. E con molta indifferenza, appunto, quella persona rispose: ma che mi interessa, la barca non è mia. Ecco, questo era sulla barca, se la barca affondava moriva anche lui. Che mi interessa, la barca non è mia. Allora, partendo dalla lotta contro questa indifferenza e insieme alla lotta contro ogni forma di discriminazione, tutti insieme possiamo vivere oggi in un mondo migliore. Buon 25 aprile a tutti.